Questo programma è offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia. Amici del Ruggito Nero Verde, benvenuti a questa nuova puntata del format dedicato a 360 gradi ai Nero Verdi. Quest'oggi ci troviamo in una location un po' particolare, siamo presso Arreda Sicolo in via Giuseppe Lazzati 3 a Bitonto, uno showroom storico che vanta più di 40 anni di esperienza, che si caratterizza su tre piani. Ci troviamo quest'oggi al primo piano, che è dedicato alla Lube Store. Arreda Sicolo è il connubio perfetto di esperienza e innovazione. Siamo in compagnia, alla mia destra, di Loris Palazzo, capitano del Bitonto. Buonasera Loris. Buonasera, buonasera a tutti. In collegamento abbiamo diversi ospiti quest'oggi. Partiamo da Mario Sicolo, giornalista e direttore di Da Bitonto. Buonasera Mario. Buonasera, un caro saluto a tutti quanti voi, a Loris, a te Claudio innanzitutto, poi al Bomber Nero Verde che ospiti in studio e poi, senza spoilerare niente, ai tre grandi giornalisti che avremo collegati altrove. E allora andiamo a presentare anche questi tre grandi giornalisti. C'è Davide Abrescia, una vecchia conoscenza del Ruggito Nero Verde, è un giornalista ormai riconosciuto, non voglio dire a livello internazionale, ma ormai poco ci manca. Ciao Davide. Esagerato. Ciao Claudio, ciao Loris, e un saluto a tutti gli ospiti e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. E da Barletta infine abbiamo la coppia del gol, potremmo definirla così, quella che fa diciamo esaltare i tifosi del Barletta ogni domenica, Adriano Antonucci e Antonio Gargano. Buonasera ragazzi. Buonasera ciao, Claudio, ragazzi, buonasera. Neanche ciao, in doppia Claudio. Cifra andiamo però se contiamo i gol. Infatti, segniamo poco, pochi ma buoni. Segnate poco ma commentate bene, assolutamente. Oggi puntata dedicata interamente alla prossima sfida, quella tra Bitonto e Barletta, che ricordiamo si giocherà allo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie. Partirei con una domanda per Mario Sicolo. Mario, che partita dobbiamo aspettarci, perché il Barletta arriva a questo incontro con la carica giusta sicuramente? Beh, effettivamente in virtù dei risultati, ma anche soltanto di questa euforia che ormai sta pervadendo tutto l'ambiente, e che tra l'altro in progressione geometrica, questa euforia, questa esultanza continua, no? Che giustamente, tra l'altro, corroborata dai risultati ottenuti sul campo, e beh, ci aspetteremo sicuramente una partita che sarà approcciata dai neroverdi con la consueta intelligenza, quella che cerca di infondere mister Lo Seto e i suoi ragazzi, come poi credo che insomma ci racconterà il bomber Loris Palazzo, perché oggettivamente non si può fare diversamente. Il Barletta è a tutti gli effetti, e tra l'altro basta scorrere la classifica per capire, una delle corazzate del campionato, e pian piano il campionato sta prendendo una sua forma, si sta delineando nella sua fisionomia, quella più logica probabilmente, con le squadre di altissima classifica, tra l'altro non sono poche, motivo per cui presto e spesso al Città degli Ulivi ci saranno sempre big match ogni domenica, quindi bisognerà attendere con prudenza la corazzata biancorossa e provare a pungere in contropiede. Questa potrebbe essere la chiave del match. Antonio, Adriano, il nostro Mario ha parlato di corazzata a Barletta, siete d'accordo? No, Adri non è d'accordo, Claudio, io sinceramente neanche, ma non perché diciamo non siamo una corazzata a tutti gli effetti, siamo una neopromossa e come tale bisogna comportarsi con grande rispetto nei confronti di una squadra che invece la categoria la conosce bene, e in particolare perché la classifica non è ancora indicativa, non diciamo che è bugiarda, perché comunque il Barletta si è ben disimpegnato nelle ultime tre vittorie consecutive, però abbiamo visto anche una squadra che a Santa Maria Capua Vetri è andata in difficoltà contro il Gladiato, quindi vuol dire che i risultati parlano in una certa maniera, ma è anche vero che, come ha detto anche mister Farina, prima della decima, dodicesima giornata è difficile tracciare i veri valori di questo campionato. Ragazzi, le corazzate sono altre. Il Barletta è una squadra collaudata, rodata, ha il vantaggio di avere calciatori che giocano insieme da un paio d'anni, forse anche più, ha inserito 3-4 puntelli, un paio li conoscete anche bene, però le corazzate sono altre. Brindisi, Casarano, Cavese, queste sono le corazzate.
Il Bitonto come affronta il Barletta? Con la consapevolezza di giocare contro una squadra che punta a vincere il campionato, oppure il Bitonto vuole giocarsela alla pari questa partita? Io credo che comunque il Bitonto, analizzando le partite che ha fatto finora, ha espresso un buon calcio per la Serie D. E quindi giocheremo questa partita sicuramente a viso aperto, e affronteremo una squadra con tutto rispetto che ha fatto due vittorie importanti, ha giocatori importanti come lo Iodice, Petta, Lattanzio, Polidori, Vicedomini, cioè non basterebbe la puntata per elencarli, però comunque si gioca 11 contro 11 e il campo verde è sempre il giudice supremo. Davide, vorrei avere anche un tuo parere su questo argomento. Sicuramente in questo momento il Barletta ha qualcosa in più dal punto di vista proprio dei nomi, però il Bitonto vorrà sicuramente fare una bella figura. Sì, io mi trovo d'accordo con ciò che dicevano Adriano e Antonio, che secondo me non fanno pretattica, ma raccontano quella che è una realtà. Ad oggi il Barletta non è una corazzata, è una squadra che funziona, è una squadra che ha una stessa ossatura ormai da due anni abbondanti, ha uno stesso allenatore da due anni abbondanti. Somiglia un po' al Bari per certi versi, perché è una squadra che in altre categorie ovviamente ha lo stesso percorso, quindi ha la fortuna di conoscersi. Anche lo stesso Nicola Lo Iodice si va ad inserire in un contesto, uno che conosce e due con una guida tecnica che conosce, perché Nicola è già stato allenato da Farina Barletta qui a Cerignola, quindi è una squadra che sta funzionando. Però se dovessi giudicare la rosa del Barletta, non è minimamente paragonabile a quella di Casarano, Cavese, Brindisi, ma non tanto per il valore degli 11 quanto per il valore dei ricambi, perché ieri vedevo Casarano e Brindisi e che parliamo, ragazzi, queste sono società che hanno speso occhio e croce circa 1,5 milioni entrambe per a testa, ovviamente per allestire quelle squadre con giocatori del calibro di Piazza, Saraniti, Santoro, Strambelli, quindi e avevano tanti giocatori fuori, quindi credo che quelle due o tre, penso a Brindisi, Casarano, penso alla Cavese, penso alla Fragolese che ieri ha battuto 3-0 il Martina, sono squadre che hanno speso tanto. Il Barletta ha due fortune: una che è quella di aver una rosa collaudata ed una squadra che si conosce, e due a un pubblico che per me è da alta Serie C. Le due partite interne le ha vinte, uno perché è una squadra collaudata, ma due perché ha il pubblico dalla sua e si è creato un ambiente magico. Non a caso è riuscita a vincerle 1-0 sapendo soffrire e sapendo lottare. Quindi il Barletta secondo me ad oggi è un pizzico avanti per questi fattori. Per quanto riguarda il Bitonto, è un Bitonto che si deve anche un po' sbloccare mentalmente. I tre punti magari faranno lavorare tutti con più serenità, però condivido con ciò che ha detto Loris. È una squadra che comunque ha fatto vedere un buon calcio, tranne poi quando si è dovuta arrendere a un Brindisi forte, però ha fatto vedere una buona partita con la Fragolese, recuperando anche due gol di svantaggio, e poi avrebbe meritato i tre punti con l'Altamura. Quindi credo che il giudizio, tutto sommato, anche se i punti sono pochini, è sufficiente per quello che ovviamente è l'obiettivo del Bitonto, che è salvarsi. Davide, all'inizio del tuo discorso hai accennato a Nicola Lo Iodice. Allora noi andiamo a vedere proprio il gol che ha deciso la sfida del Barletta contro il Francavilla e poi ne discutiamo insieme. Difesa Arcigna, gruppo compatto e Nicola Lo Iodice. Il Barletta centra la terza sinfonia consecutiva, non prende gol da oltre 300 minuti e vola momentaneamente al secondo posto in classifica. Uomo copertina Nicola Lo Iodice, che fa impazzire la difesa del Francavilla Insigni, mettendo ancora la firma nella seconda uscita stagionale al Cosimo Puttilli. Termina 1-0 il confronto con i sinnici, risultato che sta diventando una costante per gli uomini di Farina dopo gli acuti con Molfetta e Cavese, ottenuti con il medesimo punteggio. Le formazioni: Farina conferma 9 undicesimi della formazione Corsara a Cava. In difesa Petta prevale nel ballottaggio con Visani per giocare accanto a Capitan Pollidori. Maccioni sfrutta l'infortunio di Padalino per occupare il versante destro nel 4-4-2. 3-5-2 per il Francavilla di mister Claudio De Luca. In attacco torna Capitan Nolè insieme a Cordic. Panchina per De Marco. Avvio contratto da ambo le parti. Il primo a mettersi in moto è Lo Iodice, che al decimo sbuca tra le maglie sinniche e calcia, non inquadrando la porta. L'ex Cerignola non spara a salve 5 minuti dopo, va via sulla linea di fondo, rientra sul destro e la mette all'angolino. 1-0 Barletta con Lo Iodice che visse il gol al Molfetta.
Farina sposta Maccioni accanto a Lattanzio per dare meno punti di riferimento e per poco non sfiora subito il raddoppio. Imbucata di Russo, il classe 2004 si ritrova la sfera sui piedi ma manda fuori di nulla. Non cambia lo spartito nella ripresa, lo Iodice semina il panico sulla sinistra. Palla Russo, bravo a prendere alle spalle Maiore ma non a battere il portiere con il diagonale. Pochi secondi più tardi l'attaccante scambia il favore allo Iodice che si avvita e colpisce di testa ma trova un Maiore prodigioso. Francavilla ordinato e ben messo in campo, ma sterile dalle parti di Piersanti. L'unico tentativo degno di nota, una conclusione di Nolè finita sull'esterno della rete. Il Barletta domina ma non riesce a chiudere la partita. Lo Iodice flirta con il terzo gol in campionato con il tiro a giro. Maione para in presa plastica. Poi sempre il numero 10 inventa per Russo che manca l'appuntamento con il raddoppio. De Luca inserisce De Marco per dar maggior peso all'attacco. Farina risponde con Zaldua e La Vopa per Lattanzio e Russo prima di regalare la standing ovation allo Iodice, MVP indiscusso. Termina 1-0 per il Barletta. I 3.000 del Puttilli esultano e si godono il secondo posto in campionato. Costa al professionismo durissima, ma sognare è lecito. Nel prossimo turno sarà derby contro il Bitonto, gara che si giocherà sul neutro del Gustavo Ventura di Biceglie. Francavilla è impegnato invece al Fittipaldi contro il team Altamura, un appuntamento già dal sapore del dentro fuori. Rieccoci in studio, e allora Antonio, Gargano, Andriano, Antonucci, che giocatore è Nicola Lo Iodice in questo inizio di stagione? Come lo avete visto a Barletta? Claudio, è un giocatore che fa la differenza in questo momento perché trascina da solo il reparto offensivo. È un reparto offensivo che si sta ancora rodando nonostante comunque ci siano dei giocatori che sono già esperti per la categoria, però chiaramente parliamo di un fuoriclasse per il girone H. Nicola Lo Iodice ha stravinto il campionato col Cerignola, certamente non ha bisogno di passare da Barletta per dimostrare le sue qualità, però chiaramente qui al Puttilli sta facendo la differenza, l'ha fatta contro il Molfetta e contro il Francavilla, un po' meno in trasferta in realtà, dove sembra che debba ancora carburare. Si è visto sia a Santa Maria Capovetere che a Cava, e qui mi ricollego anche al discorso sui valori tecnici del campionato di cui parlava Davide poco fa. Noi siamo stati a Cava, abbiamo parlato anche con i colleghi di Cava e hanno parlato di una squadra che è costata 2 milioni di euro, quindi giusto per farci capire che è vero che le pugliesi se la stanno giocando là sopra, però chiaramente ci sono anche le campane che non vogliono sfigurare. La Cavese l'anno scorso ha già speso parecchio nel girone I e sicuramente anche quest'anno vorrà dire la sua. Per quanto riguarda lo Iodice, chiaramente un giocatore che ben si sposa nel gioco di mister Farina, visto che l'ha avuto, come detto, anche a Cerignola nel 2017, ovviamente non parliamo di un giocatore che non conosce la categoria, parliamo di un giocatore che invece si è affermato e nel pieno della sua maturità a 30 anni e può essere l'arma in più di questa squadra in questo momento. Io voglio aggiungere una cosa: Nicola Iodice è tornato a Barletta per la terza volta e come tutti i calciatori che in questi anni sono transitati da qui, aveva voglia di giocare al Puttilli, perché tutti quanti si immaginavano che cosa sarebbe successo quando il Barletta sarebbe rientrato al Puttilli, tant'è che noi siamo seduti qua da 24 ore, non ci vogliamo più spostare, siamo nella postazione di ieri. Nicola Iodice aveva voglia di farsi spingere da questo pubblico e in casa, soprattutto in casa, è veramente devastante. Ovviamente anche fuori casa farà vedere le sue qualità, ma in casa è veramente imprendibile. Loris Palazzo, affronterete Nicola Iodice, affronterete un Barletta in questo momento che è in grande forma. Il Bitonto di mister Loseto come sta preparando questa partita, più dal punto di vista emotivo magari o più dal punto di vista tattico? Affronteremo Nicola Iodice, affronterò un amico, un compagno che con cui l'anno scorso ho condiviso veramente emozioni forti. Mi ricollego a Davide, noi stiamo preparando la partita soprattutto mentalmente, perché i tre punti, le vittorie aiutano a vincere. Magari i tre punti ci danno anche consapevolezza che siamo una squadra che può dire la sua in questo campionato. Non puntiamo a vincere, ma di certo non voglio salvarmi all'ultima giornata. È un ragionamento assolutamente giusto, Mario Sicolo. Fare tre punti contro il Barletta darebbe una carica niente male a questo Bitonto. Nella maniera più assoluta. Tra l'altro volevo aggiungere, a proposito di Lo Iodice, del quale giustamente stiamo tessendo le lodi, noi abbiamo la fortuna che nell'ultimo quadriennio, grazie anche ad una dirigenza piuttosto solida sotto l'aspetto economico, abbiamo visto esibirsi sul prato del Città degli Ulivi quasi tutti i grandi campioni di questo girone e non solo, e abbiamo avuto la fortuna di vedere anche Nicola Lo Iodice, probabilmente in maniera fin troppo fugace, questo sì.
Quindi conosciamo benissimo le sue qualità, ma non è solo lui, perché poi quando andiamo a vedere, come avete giustamente fatto, il resto della rosa che è andata a puntellare, no? Quelli che era l'organico dello scorso anno, già stravincenti in eccellenza, e beh, vediamo Riccardo Lattanzio che è veramente un attaccante, un puntiero di gran vaglia, ma c'è anche Petta che è un palladio insuperabile in difesa. E ripeto, lo Iodice, del quale proprio l'altro giorno, parlando con mister Alessandro Potenza, mi diceva che per lui una squadra che ha Nicola parte già dall'1-0, parte già avvantaggiato, vista la sua qualità in attacco, nel saper aprire spazi e nel saper saltare non l'uomo, ma gli uomini. Quindi io penso, certo, è giusto che si sia positivi e propositivi in vista dell'incontro col Barletta. E chiaramente i 3 punti potrebbero fare la differenza, soprattutto in un'ottica futura, no? Nel proseguo del campionato. E però va anche detto questo, ecco, mi aggancio, quando io parlavo e ho definito forse impropriamente il Barletta in quel modo, corazzata, ma in realtà io tenevo conto anche e soprattutto del pubblico. Il Barletta che giocherà al Puttilli, io qualche partita credo di averla vista nel tempo al Puttilli e so che significa entrare in campo e vedere una muraglia bianco-rossa che palpita come se fosse un cuore addosso ai giocatori in campo, nonostante sia un grande stadio per la Serie D. E quindi voglio dire, non è facile. Cominciamo a prendere in considerazione il fatto che probabilmente tutte le gare in casa sarà difficile che le potrà steccare il Barletta. Quindi ecco perché mi sono azzardato a definirla. Poi è chiaro che ci sono Cavese, Brindisi, Casarano, tutti questi squadroni indubbiamente che hanno fatto degli investimenti corposi e consistenti, ma noi sappiamo bene che non basta, come dire, investire sul mercato in maniera ottima e abbondante per vincere un campionato. Ci vogliono altri dettagli che poi vanno a fare l'alchimia vincente di fine stagione. Davide a Brescia, con te adesso vorrei parlare un attimo dei singoli di questo campionato, perché ci sono i vari Palazzo, i vari Lo Iodice, i vari Strambelli, la lista è infinita. È un campionato che somiglia sempre più a una vera e propria Serie C. Chiudo su Nicola dicendo che per me Nicola, io gliel'ho detto anche di persona e lo dico volutamente anche qui, per me Nicola è uno scemo, perché Nicola Lo Iodice non può non aver giocato una volta tra i professionisti. Con quella qualità Nicola Lo Iodice deve stare tra i professionisti, perché per me è almeno una spanna sopra tutti gli altri e Loris che l'ha visto da vicino lo può dire, e per me è un giocatore veramente stratosferico, un esterno che è devastante quando punta l'uomo, e gli è mancata forse un pizzico di testa nel corso della sua carriera, però è un giocatore che per me ad oggi è follia pensare che non abbia giocato una volta in Serie C, e anzi addirittura fino a qualche anno fa era finito addirittura in eccellenza. Aperta e chiusa parentesi su Nicola Lo Iodice, è un campionato che si è livellato molto verso l'alto, perché come abbiamo detto anche in tante trasmissioni, i giocatori forti non ci sono o non sono concentrati tutti in una squadra. L'anno scorso la maggior parte dei giocatori forti era concentrato a Cerignola e poi Bitonto ne aveva qualcun altro. Casertana poi si smantellò con il corso del tempo. Quindi, a differenza di quest'anno, in cui penso che tante squadre, almeno 5-6, hanno veramente giocatori incredibili. Se penso che il Casarano c'ha Di Piazza, il Brindisi. Il Casarano a Saraniti, il Brindisi a Di Piazza, la Cavese a Foggia, la Fragolese a due giocatori come Fabio Longo e Federico Cerone, ma potremmo continuare. Ora sto andando veramente a memoria, quindi è un campionato in cui il livello secondo me si è livellato, ma alzandosi, perché non c'è più una vera e propria squadra che secondo me distruggerà il campionato, a meno che poi non dovesse in qualche modo avvenire. Volevo fare una domanda a Loris proprio su questo. Lui è stato un giocatore che negli anni è stato abituato sempre a stare nella parte sinistra della classifica, o almeno a partire con degli obiettivi importanti. Mentalmente, anche visto che tu sei un capitano quest'anno e sei uno dei più esperti, com'è sapere che devi lottare e devi soffrire per mantenere la categoria? Qual è il lavoro anche che mentalmente stai facendo con i tuoi compagni? Beh, Davide, ci conosciamo da tanto tempo, hai detto una cosa giusta.
forse non sono mai stato in una squadra che aveva altri obiettivi se non la vittoria o almeno il raggiungimento dei playoff. Non ti nascondo che non è semplice, bisogna essere intelligenti, bisogna essere ponderati perché tante volte quando sei in squadre a vincere, magari l'errore stupido, tra virgolette, di qualsiasi giocatore della rosa non lo accetti. Adesso invece devo accettare, devo capire tante cose. Ma sono contento di questo, ho deciso di mettermi la fascia al braccio proprio per essere l'esempio e diciamo il mentore di tutti, l'intelligenza dei ragazzi della mia squadra, perché anche io ho in squadra giocatori importanti come Clemente, Figliolia, Maffei, Taurino, Silletti. Però ci sono tanti altri che devono avere l'intelligenza di seguire i consigli dei grandi. Solo così, secondo me, possiamo dire la nostra in questo campionato. Perché salvarsi non è facile. Salvarsi è un campionato. Quando una squadra si deve salvare, l'obiettivo è per quella squadra è come se fosse vincere il campionato. Quindi anche lì, ora abbiamo un obiettivo importante. Anche perché Loris è un campionato strano quest'anno, secondo me, perché poi tutti guardiamo a sinistra, ma qualcuno dovrà pur retrocedere. E se ci pensiamo, poi nessuna squadra, anche lo stesso Francavilla Insigne, che in questo momento è ultimo, De Luca ha comunque trovato una squadra che era arrivata seconda, ha vinto i playoff e che comunque ha giocatori importanti. Penso allo stesso Ezequiel Melillo, ma comunque una squadra che ha individualità importanti. Quindi, se io dovessi pensare ad oggi ad una squadra materasso, mi viene difficile. Anche lo stesso Lavello, comunque, non è una squadra da buttare, è una squadra che è puntoriera, ha diversi stranieri interessanti. Quindi, anche in questo senso, è difficile individuare a squadre che lottano per retrocedere, perché tutte, comunque, in rosa, come diceva Loris, anche lo stesso Bitonto, se penso a Taurino, Palazzo, a Figliolia, Figliola, sono tutti giocatori importanti. Tutte hanno in rosa giocatori importanti. Io potrei morire, ma di certo non retrocederò quest'anno. La promessa di Loris Palazzo. Beh, Loris, è collegandomi. importante quello che ha detto, soprattutto da Bitontino, poi lui la vive in maniera particolare, quindi è importante anche che ci sia e si ritrovi la bitontinità in qualche modo, che è un aspetto di cui abbiamo spesso parlato nel corso del tempo. Esatto, era proprio questa la domanda, perché noi abbiamo parlato dell'essere leader, ma farlo nella squadra della tua città ha un'importanza ancora maggiore. Secondo me bisogna avere l'intelligenza di scindere le due cose, perché poi caricarsi di troppe responsabilità potrebbe avere l'effetto contrario. Invece io nello spogliatoio sono il palazzo che è sempre stato in qualsiasi spogliatoio. Sono il palazzo che ha vinto l'anno scorso a Cerignola in seconda linea e sono il palazzo che ha vinto a Monza in prima linea. Però comunque quest'anno, come ho detto, voglio essere da chioccia per i ragazzini. Perché comunque l'anno prossimo spero andranno in categorie diverse o almeno con un obiettivo diverso e almeno potranno dire che Palazzo gli ha insegnato qualcosa o porteranno con loro dei consigli importanti. Vorrei commentare con voi, in particolar modo adesso con Mario Sicolo, il pareggio maturato tra il Brindisi che ha pareggiato proprio contro il Casarano. Era lo scontro della giornata, finito in parità, è successo di tutto in questa partita, però probabilmente è un pareggio che non accontenta nessuno, Mario. Eh beh sì, è un punto guadagnato, però quasi certamente ambedue le squadre avranno avuto la sensazione di aver perso 2 punti. E ripeto, quando prima cercavamo di delineare sostanzialmente quella che è la fisionomia del campionato, come finora è appalesata dinanzi agli occhi degli addetti ai lavori, e soprattutto Casarano e Brindisi sono quelle che più di tutte si erano messe in luce. Tra l'altro va ricordato che se è vero come è vero che il Bitonto ha subito una pesante sconfitta in quel del Fanuzzi, però va anche sottolineato il fatto che il giorno prima della gara c'era stato un infortunio a una pedina fondamentale e cruciale nel gioco bitontino, e quindi ci sta pure che magari a mo' di trauma si perdesse in quella maniera così, come dire, oceanica. Però è anche vero che il Casarano era a punteggio pieno, era l'unica squadra che era rimasta a punteggio pieno dopo le prime giornate di campionato, e quindi grosso modo ci si aspettava da questo big match un esito, un verdetto che probabilmente andasse oltre quello che è stato un pareggio
peraltro pirotecnico e rocambolesco al contempo, nonostante siano stati soltanto segnato un gol per parte. Quindi, ripeto, se noi ci fermiamo, perché è chiaro che prima di un mese e qualcosa in più non possiamo avere un'idea nitida di quello che è effettivamente il volto di questo campionato. Però grosso modo, se cominciamo ad osservare, ecco, prima giustamente Davide diceva del fatto che le squadre del lato destro non sembrano poi destinate, non dimentichiamo il Molfetta, che tra l'altro forse ha abbinato una rosa abbastanza competitiva con una sorta di rivoluzione che hanno provato ad innescare all'interno dell'ambiente e che comunque ancora langue nelle posizioni basse della classifica. Ma anche il Molfetta prima o poi dovrà risalire. E quindi effettivamente è un campionato incerto, enigmatico, un mega punto interrogativo che sarà risolto probabilmente da quelle che saranno le vicissitudini che verranno e probabilmente, come tutti quanti voi sapete, pian piano andando avanti nel tempo, no? E poi volevo chiudere una cosa dicendo del Bitonto, un piccolo passaggio. Andando avanti nel tempo, poi le squadre cominceranno a capire bene quale sarà, no, il loro destino e quindi intervenire sul mercato, alleggerire probabilmente gli organici a seconda appunto delle nuove ambizioni e dei nuovi progetti. Ecco, probabilmente, e chiudo sul Bitonto, due dettagli volevo sottolineare. Il primo che forse, se noi guardiamo bene, il Bitonto è l'unica squadra che ha posto come obiettivo finale, chiaramente medio-basso, diciamo, ma da subito, con chiarezza. E per quello sembra che i ragazzi si stiano battendo. Probabilmente avere subito le idee, no, sgomberate da ogni nuvola, probabilmente potrebbe servire per i ragazzi, no, di Mister Lo Seto, per fare il loro meglio in queste giornate. E poi dall'altro, come bene si sottolineava, il Bitonto non solo ha pareggiato in ambedue i casi con due squadre tostissime, la Fragolese, ne parlavamo prima, una squadra che effettivamente ha impiegato, ha messo giù tante banconote per mettere su la propria rosa importante, e poi ha pareggiato con la Team Altamura, che aveva anch'essa una squadra di tutto rispetto, e ha pareggiato rimontando, quasi avendo una personalità non certo di una squadra che poi sarà destinata probabilmente a vivere dalla parte destra della classifica. Staremo a vedere. E allora abbiamo aggiornato i risultati del quarto turno del girone H di Serie D. Abbiamo prima annunciato il pareggio tra Team Altamura ed FBC Gravina e l'1-1 anche tra Brindisi e Casarano. Andiamo a vedere adesso gli altri risultati del quarto turno. Con lo 0-1 dell'Avello sul campo della Nocerina, il pareggio a reti bianche tra Nardò e Molfetta, il 3-0 della Fragolese in casa contro il Martina, la vittoria del Fasano sul Gladiator per 1-0, la netta vittoria della Cavese per 0-3 sul campo della Puteolana, e poi abbiamo visto l'1-0 del Barletta contro il Francavilla in Sinni e il pareggio tra Brindisi e Casarano per 1-1. Ricordiamo che la gara tra Matera e Bitonto verrà recuperata il 12 ottobre. Adesso introduciamo un nuovo argomento, perché domenica contro il Bitonto verranno a giocare sul campo del Gustavo Ventura due vecchie conoscenze neroverdi. Andiamo a scoprire di chi si tratta. Bitonto-Barletta non sarà una partita come le altre, non solo per la posta in palio, anche se, va ricordato, siamo solo alla quinta giornata di un campionato, quello di Serie D, Girone H, già molto avvincente. Non solo perché i neroverdi sono alla ricerca dei loro primi tre punti in stagione in uno scontro che mancava da ben 7 anni. Bitonto-Barletta sarà una partita speciale soprattutto per due calciatori che, negli ultimi anni, sono stati leader in campo e fuori dei leoncelli. Per Andrea Petta e Riccardo Lattanzio, quella di domenica sarà una gara dal sapore speciale e nostalgico. Torneranno a Bitonto, anzi a Bisceglie, questa volta da avversari, ma il passato difficilmente si dimentica. Andrea Petta, 30 anni, esperto difensore centrale con importanti match disputati anche in Serie C, a Bitonto ha portato tutta la sua esperienza. Quasi 5.000 minuti in due stagioni, 5 reti e 2 assist in 63 presenze totali. Un vero e proprio baluardo per la retroguardia neroverde. Bitonto è la piazza in cui, proprio dopo Bisceglie, ha giocato e segnato di più.
E poi c'è Riccardo Lattanzio, di anni 33, che nelle ultime due annate ha addirittura indossato la fascia di capitano bitontina. 99 presenze condite da 35 gol e 14 assist. Sono questi i numeri dell'attaccante nativo di Andria con la maglia neroverde. Meglio nella sua carriera non ha mai fatto. Per lui tre stagioni totali nella città dei Santi Medici con il Bitonto, aveva anche trovato sul campo la promozione in Serie C. Mister Valeriano Loseto li conosce bene, avendoli allenati sul terreno di gioco del Città degli Ulivi e non al Gustavo Ventura di Bisceglie, stadio in cui andrà in scena il big match di domenica. Un tuffo nel passato per Petta e Lattanzio in quella che è una sfida storica e avvincente, un derby tutto pugliese tra Bitonto e Barletta che può già dire molto su questo campionato, nella speranza, cari Andrea e Ricky, che questa volta la legge del gol dell'ex si tenga alla larga dallo stadio Ventura. Antonio, Adriano, voi invece sperate che la legge del gol dell'ex faccia effetto anche questa volta? Noi ci affidiamo a quello che è successo, diciamo, con Lattanzio e Petta, che sono due giocatori tra i migliori in campo di questo inizio. Per noi può segnare anche Pier Santi. Sì, non è un problema. Va bene che la costa si gonfi, quindi vediamo un po' come si metterà, però sarà una pagina molto difficile perché, come si è detto anche dopo la vittoria di Cava, la partita più complicata è sempre la successiva, perché davvero vincere a Cava è stato un risultato davvero clamoroso e tende a rilassare un po' i giocatori. Non è successo contro il Francavilla, noi ci auguriamo chiaramente che non succeda neanche contro il Bitonto a Bisceglie, però vero è che una vittoria del genere può cambiare anche la testa dei giocatori. Bisogna rimanere concentrati, in particolare Petta e Lattanzio sono dei giocatori che sono molto esperti in questa rosa, quindi noi ci aspettiamo tantissimo anche in termini psicologici in vista di domenica, e quindi sono due giocatori su cui il Barletta ovviamente fa affidamento nello spogliatoio fuori. Io volevo aggiungere una cosa, mi rivolgo a Mario Sicolo. Lui ha ragione a dire corazzate, ha fatto bene a spiegare perché. Il problema è che noi quando sentiamo queste cose scatta il 115. Esatto. Parte la chiamata dei Vigili del Fuoco subito. Ieri, se ascoltate l'intervista di Mister Farina, proprio è quella giusta, perché qui c'è un entusiasmo veramente certe volte incontenibile, quindi consapevoli di quello che il Barletta è adesso, è giusto mantenere i piedi per terra, non è per fare pretatti, come giustamente diceva Davide anche prima, è perché questa è la realtà. Capisco anche però che guardarci da fuori dà quella sensazione di imponenza, e a Bisceglie ce ne saranno in tanti, io credo che sicuramente il settore sarà esaurito. Mario, se vuoi puoi rispondere. No, non rispondo assolutamente, anzi dico che Adriano ha letto chiaramente i miei intenti, come sempre succede per un ragazzo che sa fare il giornalista davvero con grande classe, quindi assolutamente, effettivamente come diceva lui, perché c'è la necessità di tenere a bada, no, questa euforia che cresce in maniera smisurata giorno per giorno, però è anche vero che visti dall'esterno effettivamente il Barletta, poi ripeto, il Barletta è sempre il Barletta, così come il Bitonto, per carità. Io poi insomma adoro i colori nero-verdi, però è indubbio che il blasone e la storia del Barletta siano incontestabili, tutto qua. Davide, tu conosci bene entrambe le squadre, secondo te che partita sarà, che partita dobbiamo aspettarci? Non lo so anche perché secondo me è una partita in cui il Bitonto proverà a vincere, perché come diceva Loris ha necessità di fare i tre punti, ma dall'altro c'è un Barletta che è molto solido e che secondo me poi dati alla mano di fatto giocherà in casa, perché saranno più barlettani sicuramente, la distanza tra Bisceglie e Barletta è poca, e anche se fosse di più comunque barlettani hanno dimostrato di muoversi in massa più di qualsiasi altra tifoseria in categoria, quindi credo che questo può essere un aspetto da considerare. Di fatto si gioca a campo neutro, questo è un punto a sfavore del Bitonto e a favore invece del Barletta, e quindi partita che è indecifrabile, nel senso che potrebbe finire in qualsiasi modo. Credo che da un lato ci sia il Bitonto che ha necessità, voglia di centrare i tre punti, dall'altro invece c'è il Barletta che comunque ci arriva di slancio, ci arriva bene, ci arriva con consapevolezza. Quindi veramente partite in cui può succedere di tutto, inutile anche sbilanciarsi in pronostici. Hai toccato un punto secondo me fondamentale, Loris, perché si doveva giocare in casa, invece praticamente alla fine si giocherà in casa del Barletta. Può incidere questo secondo te?
Giochiamo fuori casa per tanti motivi che sappiamo, di ordine logistico sicuramente. Il campo non è in condizioni fantastiche ultimamente a Bitonto e giocheremo a Barletta, tanto ormai qualsiasi partita sarà una guerra affrontarci, noi ci faremo trovare pronti. È vero, forse ci saranno più tifosi loro, sarà una bella cornice di pubblico, alla fine noi giochiamo perché dobbiamo dare spettacolo. E ovviamente vogliamo vincere. Non fa niente, prendiamo quello che ci danno e alla fine il mister sta cercando di inculcarci un po' che la testa comanda su tutto, anche sulle gambe. Noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi questa sera e in bocca al lupo per la È partita di stato un domenica. piacere per me, saluto tutti e Adriano, ci vediamo domenica. Ciao Loris. No, volevo dire Ciao, una ciao cosa, a tal Antonio. proposito, Vai, vai. possiamo, arrivano foto di biglietti acquistati sul telefono, proprio per farvi capire, la vendita è iniziata da poco, proprio per farvi capire perché poi facciamo i vigili del fuoco. Immagino. Onesto. Grazie, grazie al duo di Barletta, grazie anche a Mario Sicolo. Un abbraccio a tutti quanti voi, al Bomber, a te Claudio e a tutti gli amici collegati che mi hanno davvero fatto sentire a casa oggi. Un saluto a tutti e buon calcio quando sarà domenica al Ventura. A domenica. A E domenica. grazie a Davide a Brescia. Grazie a voi ragazzi, grazie Claudio, in bocca al lupo per il resto della stagione. Ovviamente un saluto particolare a Loris, che è prima un amico e poi un calciatore del Bitonto. Ovviamente la speranza di vederci presto. Un abbraccio ragazzi. Ciao Davide. E allora l'ultimo ringraziamento va a voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo giovedì prossimo per una nuova puntata di Ruggito Neroverde. Grazie. Questo programma è stato offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia.